Ciao a tutti, mi chiamo Paolo Fizzarotti, sono un giornalista genovese, anche se per 30 anni ho lavorato a Pavia. Ho iniziato a lavorare nell'82 al quotidiano Il Lavoro di Genova, quando ancora la sede era in Salita di Negro. Sono sempre stato più che altro un cronista, ho avuto come maestri giornalisti del calibro di Paolo Zerbini, Raffaele Neri, Marco Massa e moltissimi altri colleghi, Attilio Giordano, Franco Monteverde, Max Mauceri, tantissimi altri colleghi che poi sono andati in altre testate, sia genovesi che nazionali. Cambiando sport, abbiamo ancora la canoa, che in realtà sarebbe kayak, perché la canoa è quella che si fa, la canadese, detta anche quella che si fa in ginocchio, eccetera. E il kayak, a Pavia c'è una bella scuola di kayak, diverse società che se ne occupano e quindi diciamo i campioni spesso trovano terreno fertile per emergere. Uno di questi era Luca Negri, che faceva coppia con un grande internazionale dello sport, che è Antonio Rossi. E vorrei parlare prima di Antonio Rossi. Antonio Rossi, chi conosce lo sport ne ha sentito parlare, ma comunque è un numero uno di livello mondiale. Per convincersene basta vedere il curriculum. Allora, lui ha fatto 4 Olimpiadi in vita sua: Barcellona 1992, Atlanta 1996, Sydney 2000 e Atene 2004. A Barcellona ha vinto il bronzo nella K2 500, l'oro ad Atlanta nella K1 500 e nella K2000, l'oro a Sydney nel K2000, argento ad Atene 2004 nel K2000. Per quanto riguarda i mondiali è stato 3 volte campione del mondo: Duisburg 1995 nel K2000, Dartmouth in Canada 1997 nel K2000 e Szeged nel 1998 nel K2000, più una cifra di medaglie in altre edizioni di mondiali, di europei, eccetera, eccetera. Con Antonio, benché fosse, diciamo, un atleta di livello e di caratura mondiale, era uno che se la tirava a zero, proprio una persona molto alla mano, che non faceva pesare in nessun modo, diciamo, il suo curriculum, la sua importanza nel mondo sportivo. E però dove arrivava lui, l'ho intervistato parecchie volte, ma dove arrivava lui praticamente il mondo femminile si mobilitava, perché lui era, cioè, si conosce, un belloccio atletico, simpatico, un bel sorriso, eccetera, eccetera, uno che insomma cucava la grande, detto chiaro. E una volta ai mondiali di Edmonton dovevo intervistarlo, e naturalmente telefonata intercontinentale, eccetera, eccetera, e dovete sapere che quando io cercavo di parlare con gli altri della squadra, i tecnici e gli allenatori, era un delirio, perché la centralinista dell'albergo non capiva mai i nomi italiani, bisognava fare lo spelling, eccetera, eccetera. Quindi a volte non siamo neanche riusciti a farci passare l'atleta in questione. Invece con Antonio Rossi sì, bastava dire Antonio Rossi, e le donne che rispondevano al telefono immediatamente capivano di chi si trattava e te lo passavano. Una cosa che lui ha raccontato parecchie volte, ci scherzava sopra, ci sogghignava sopra, dicendo: non dire questa cosa a mia moglie, se no mi fa vedere i sorci verdi. Con Antonio Rossi gareggiava un ragazzo di Pavia, che era il motivo per cui noi ci interessavamo a Antonio Rossi, ed era Luca Negri. Luca Negri faceva il kayak doppio con Rossi. Luca Negri ai mondiali di Canada nel 1997 ha vinto un oro e un argento, rispettivamente nel K2000 con Rossi e nel K2500 con Beniamino Bonomi. Ai mondiali di Seghedino, in Ungheria, nel 1998, ha vinto il K2000 2 argenti nel K2500 e nel K4200. Poi ha vinto 2 titoli europei a Plovdiv nel 1997 nel K2500 e nel K2000. Perché dico che parlo in questo tono di Luca Negri? Perché Luca Negri rappresenta uno dei misteri più grandi in cui io mi sia imbattuto mai durante la mia vita professionale e lavorativa.
di punto in bianco, all'apice della carriera, ha smesso, si è ritirato dallo sport, completamente dallo sport, nel senso che non l'hanno neanche mai più visto in una palestra, senza alcun tipo di spiegazione a nessuno, neanche al suo compagno di bancario, di Antonio Rossi, che infatti non ha mai capito il perché, e la nazionale si è trovata in difficoltà perché di punto in bianco ha dovuto sostituire metà del suo equipaggio di punta per partecipare a mondiali eccetera eccetera. Si è sempre rifiutato, anche a me, di dire il motivo per cui ha deciso di abbandonare lo sport di punto in bianco in quel modo. Sempre nella canoa avevamo kayak, dico che non era tra i kayak, Jacopo Maiocchi, anche lui di Pavia, tesserato da canottiere Ticino, che è stato finalista nel K1000 a Sydney nel 2000 alle Olimpiadi, anche lui l'ho intervistato diverse volte, come potete immaginare, essendo proprio un ragazzo di Pavia città. Un caro saluto a tutti da Paolo Fizzarotti.